Albano, l'esame non è andato bene, situazione di emergenza. Albano Carrisi avrebbe partecipato con piacere a questa 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, ma Amadeus ha scartato il suo brano. Quest'anno Albano non sarà presente sul palco dell'Ariston. Il cantante pugliese sarebbe andato con piacere al Festival di Sanremo 2021, alla quale ha partecipato sia in gara che come ospite diverse volte insieme a Romina Power. Pare, infatti, che Amadeus non abbia apprezzato il suo brano, considerandolo poco adatto. L'artista di Cellino San Marco sarebbe rimasto molto deluso e in una recente intervista ha spiegato il suo stato d'animo. Albano scartato dal Festival di Sanremo 2021. Ormai non ci sono più dubbi, il Festival di Sanremo 2021 si farà e andrà in onda dal 2 al 6 marzo. Il comitato tecnico scientifico ha dato l'ok, ma in teatro non ci sarà nessun tipo di pubblico. Come sempre, anche quest'anno saranno tanti cantanti che si esibiranno con brani inediti. Grandi big della musica italiana come Francesco Renga, Silvia Michelin, Fedez e tanti altri ancora. A quanto pare, però, c'è anche chi ha dovuto ingoiare un boccone amaro, Albano Carrisi. Quest'ultimo aveva deciso di gareggiare da solo, senza Romina Power, con un brano scritto da Depsa. Purtroppo, la sua canzone non è stata scelta e l'artista ci è rimasto davvero molto male. Le parole e il pensiero del cantante su questa edizione del festival. Albano non sembra aver preso molto bene questo rifiuto, anche se ha affermato di non avere nulla contro Amadeus. L'unica cosa che non condivide è il fatto di voler fare questo Sanremo 2021 a tutti i costi, visto che poteva essere semplicemente rimandato. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta da Covid-19 tanti eventi sono stati spostati, come ad esempio il Festival di Cannes o il Carnevale di Rio. Carrisi ha anche spiegato che se tornasse indietro, il brano non lo avrebbe mai mandato, perché quando lo ha fatto pensava che il Carmesse si sarebbe svolto in una situazione normale. Infine, il cantante ha sottolineato che a distanza di un anno dall'inizio pandemia, siamo ancora in forte emergenza, sperando che presto tutto possa tornare come prima. Infine, dopo l'ok da parte del CTS, l'artista ha invitato tutti a seguire Sanremo 2021 apprezzando l'importanza della musica italiana.